Ok ragazzi, anche questo doveva succedere. Cosa? Il rientro al lavoro dopo le 2 settimane di vacanza. Quindi vediamo quello che esce fuori e quello che succede durante questa nuova giornata. Ebbene sì, eccoci al momento cruciale. Stiamo ufficialmente rientrando al lavoro. Ok, ci siamo. Ci dividono poche centinaia di metri ad entrare al nostro impianto. Ok ragazzi, siamo arrivati in cantiere alle 7:30 puntualissimi. Adesso aspettiamo che il collega finisce di scaricare e entriamo noi. Ragazzi, si dice che in genere il rientro dalle vacanze è un po', come dire, tra virgolette, tenebroso, spaventa, impressiona. No ragazzi, non è così. No, sto morendo, non ce la faccio più. Poi stamattina, tra l'altro, ho cominciato a lavorare un pochino prima e adesso ho fatto un paio di viaggi e il problema è che sto aspettando per ricaricare. È mezzogiorno, sì, e proprio quello è il problema, che nel momento di stallo, nella fase di stallo, cade tutto quanto l'abbiocco e non ho ancora mangiato. Figuriamoci se adesso dovessi mangiare e continuare ad aspettare un'altra mezz'oretta, penso che potrebbero venirmi tranquillamente a prendermi con l'ambulanza in uno stato di coma profondo. Però non molliamo e continuiamo andando avanti e vediamo. Già so forse dove dovrò andare a scaricare e vi farò vedere che cantieruccio speciale. Thank you.
sicuramente quando spara la pompa non è mai una bella cosa, perché sono due volte che purtroppo con il cemento tutto appallottato non scende dentro la vaschetta e la pompa spara e lo scopettone sta sempre in mano. Vabbè, mica tanto.